Ehi, hey, gente, questo è Vio. Avete mai voluto rivivere la Seconda Guerra Mondiale, ma sotto una prospettiva anime? Allora, benvenuti su Valkyria Chronicles. Valkyria Chronicles, gioco di ruolo del 2000X prodotto dalla Sega, racconta la storia di alcuni giovani neolaureati impegnati nella loro lotta personale contro la disoccupazione. Vivi l'avventura dei due amici per la pelle, Gunther Welkin, neolaureato in scienze biologiche, e Faldo Lanzat, armato della sua laurea triennale in archeologia, che cercano lavoro in un mondo dove i loro studi sono ormai considerati obsoleti, quindi quale altra miglior scelta se non l'andare in guerra? Allora, è un po' come il film Smetto quando voglio, se i protagonisti, invece di produrre e spacciare droga, si fossero arruolati nell'esercito. L'intera storia si svolge in Gallia, una Svizzera costiera che si trova nei pressi dell'odierna Lettonia, nazione che verrà invasa dall'Alleanza Imperiale dell'Est Europa, meglio nota come AIE. O meglio, Aio, porca troia! Dipende dai gusti, insomma. Un paese altamente industrializzato, Russia, scusate, che vede la Gallia come giacimento di risorse utili per il continuo sviluppo del paese. A sud della Gallia invece troviamo la Federazione Atlantica, una coalizione di paesi che non avrà un grande ruolo nella nostra storia, se non nell'insegnarmi che chiunque abbia i baffi in questo gioco è uno stronzo. Inoltre, si chiamano tutti Maurice, Jean, Demon. Ah, i giapponesi hanno proprio qualcosa contro la Francia. Baguette, baguette, baguette. Il piano del AIE è invadere la Gallia in un attacco stile guerra lampo, usando la propria superiorità tecnologica, che consiste principalmente in armi identiche a quelle dei nostri protagonisti, ma che emettono rumori diversi, carri armati all'avanguardia dotati di motori totalmente scoperti e soprattutto, l'arma più potente a loro disposizione è un'intelligenza artificiale al pari di quella di un scimpanzé afflitto da una crisi esistenziale. I protagonisti di questi eventi sono i membri della Squadra 7, un gruppetto di poco più di 20 persone che sterminerà l'intero Reich imperiale grazie alla forza dell'amicizia e dell'amore. Personaggi principali. Dal lato Gallia abbiamo Welkin, giovane aspirante zoofilo, figlio di un grande generale, famoso per un'impresa sconosciuta, ingenuo ma dal carattere forte, cordiale con tutta la squadra ma comunque serio nei momenti di bisogno. Alicia, panettiera orfana riconoscibile dal fiocco rosso in testa. Lo indossa per farsi pubblicità tra i fucili nemici. Possiede il sangue dei Valkyrur, una nobile stirpe di semidei in grado di annientare interi eserciti con solo un peto. Rosie, giovane cantante iscritta al Partito Nazionalsocialista. Cabarettista di mestiere e razzista per hobby. Largo, l'anziano del gruppo, dotato di un'intelligenza folta quanto i suoi baffi. Paldio, brillante giovanotto dall'invidiabile intuito. Verrà arrestato per alto tradimento per aver avuto idee strane come il voler ribaltare le sorti del conflitto o addirittura vincere la guerra. Che essere meschino. Pagherà con un suicidio inutile. E altra carne da macello poco importante. Dal lato AIE! Maximilian, Alessandro Magno, trademark. Nient'altro che carne da macello. Ma pregiata. E anche boss finale. Jaeger! Non tu. Tu, carne da macello. Gregor, carne da macello. Selvaria, waifu. E moltissimi altri volti indimenticabili come Soldato 1, Soldato 2 e il celebrissimo Soldato 3, rispettivamente nei ruoli di Soldato 1, Soldato 2 e Soldato 3. Gameplay. Da dove iniziare? Sicuramente innovativo, il sistema di gioco è denominato Blitz, ovvero bottane libere in... No, cancella. Volevo dire Battle of Life Tactical Zones, dove ogni turno ci ritroveremo una panoramica completa della mappa, sulla quale dovremo selezionare uno dei nostri personaggi schierati. Una volta selezionato il nostro giovanotto, si passerà alla modalità in terza persona, dove potremo percorrere una distanza X in rapporto alla nostra barra di energia. La barra energia. Seguitemi attentamente. La barra, non la freccia, rappresenta quanto lontano puoi muoverti. Il movimento attira il fuoco nemico. Stare fermi? No. Correre troppo sotto il fuoco nemico porta al KO, ovvero quando questa barra, non questa, si svuota completamente. Il KO è uno status catatonico raggiunto dalle truppe di fanteria una volta svuotata completamente la loro barra di vita. I veicoli invece esplodono. In questo stato il personaggio è completamente immobile e ci sono solo tre opzioni. 1. Raggiungerlo con un personaggio vivo entro 3 turni in modo da chiamare il 118 e scortarlo presso il pronto soccorso più vicino. 2. Farlo raggiungere da un nemico, che porrà fine alle sue sofferenze in modo permanente, quindi quel personaggio si trasformerà in ectoplasma e non sarà più utilizzabile in alcun modo.
3. Aspettare 3 turni per lo stesso esito dell'opzione numero 2. Vincere la missione soccorrerà automaticamente i personaggi KO. Inoltre, ogni personaggio ha anche a disposizione una singola azione, che può consistere dall'attaccare un avversario a lanciare una granata o curare se stessi un alleato. Ogni turno si hanno a disposizione un numero limitato di punti comando, rappresentato da queste simpatiche medagliette in alto a sinistra sulla mappa. La fanteria consumerà un punto comando, mentre i carri ne consumeranno due. I punti comando rimanenti a fine turno verranno ereditati il turno successivo. Se invece esaurite, si può osservare attentamente la mappa, facendo pensare all'intelligenza artificiale che stiamo esaminando scrupolosamente le nostre azioni. Oppure smettere di perdere tempo e concludere il turno. Un altro aspetto importante del gameplay è il terreno, che offre diversi tipi di copertura. Dall'erba alta, dove si possono catturare imperiali selvatici, alle trincee. Entrambe forniscono immunità ai colpi critici alle unità di fanteria. L'erba in particolare rende suddette unità invisibili fino a distanza a sputo in faccia. Due modi per togliere lo status copertura ad un nemico. 1. Danno esplosivo in modo da respingerlo dalla copertura. 2. Danno esplosivo in modo da distruggere la copertura, se possibile. Classi! Ogni personaggio inoltre appartiene ad una classe. Queste sono 6 in totale, e ognuna ha i suoi pro e i suoi contro. Ricognitore, o scout, se vi piace bere il tè alle 5 del pomeriggio. Elevatissima mobilità, salute media e danni inesistenti, specialmente se il nemico è al riparo. È dotato di un fucile semplice a 5 colpi, granate e lanciagranate. Lo scopo del ricognitore è eliminare truppe fragili, fornire informazioni e completare gli obiettivi. Mitragliere. Mobilità medio-bassa, salute media e potenza di fuoco elevatissima contro le truppe di fanteria. Dotato di un lanciafiamme, mitragliatrice e granate. È una truppa di sfondamento e la utilizzerete principalmente per eliminare la fanteria nemica. Cecchino! Mobilità minima e va a terra con uno sputo in faccia, ma tutto ciò è compensato da un danno elevatissimo, se il colpo va a segno. È dotato di, indovinate un po', fucile di precisione. Esatto, 2 punti al Grifondoro. Lanciere! Mobilità contenuta e salute elevatissima. Danni medi contro fanteria, ma massimi contro i veicoli, specialmente nei punti deboli. Dotati di lancia perché il nome lanciarazzi era sotto copyright durante la produzione del gioco. Arma altamente imprecisa, ma molto spesso comunque azzecca più colpi di un fucile di precisione. Meccanico. Mobilità medio-alta, danni insulsi e salute piuttosto bassa. Riparatore di veicoli di professione, medico e disarmatore di mine come hobby. Dotato di fucile a 5 colpi, granate, tronchesi e kit medico potenziato. Fornisce inoltre munizioni alle altre unità. E ultimi, ma non per importanza, carri armati! Consumano ben 2 punti comando, mobilità medio-alta a seconda del carro che selezioniamo, dal vasto assortimento di ben 2 carri, l'Edelweiss e il Shamrock, l'ultimo dei quali si sbloccherà più avanti nella modalità campagna. Tutti e due dotati di 4 modalità di fuoco. Colpo penetrante, forte contro gli altri veicoli, colpo di mortaio e mitragliatrice, forte contro le truppe di fanteria, e colpo fumogeno, utile per... creare... copertura. Serve un cazzo. Abilità innate. Ogni personaggio è dotato di caratteristiche nascoste che vanno dall'allergia ai peti allo spirito di Rambo dentro se stessi. Queste difficilmente rappresentano la differenza tra vittoria o sconfitta, ma sono elementi da considerare in una formazione ottimale della squadra. Ordini. Unico motivo per cui dovreste potenziare le vostre truppe al campo. Potenziando le varie classi sbloccherete nuovi ordini, dall'incremento dalla difesa al blocco di un contrattacco del nemico. Gli ordini sono un aspetto del videogioco che molto probabilmente trascurrerete all'inizio, ma una volta scoperta la loro vera efficacia ne abuserete in maniera ineccepibile e trasformerete missioni da un'ora in missioni da 3 minuti. La città! Passiamo infine al lato gestionale del gioco. Castlefront Street. Qui si possono potenziare le truppe, gestire la propria squadra, acquistare potenziamenti per la fanteria e per i carri. Possiamo inoltre comprare articoli di giornale che sbloccano missioni secondarie e abilità innate nascoste dai nostri personaggi. E infine visitare il cimitero se siete stati così scarsi da perdere un personaggio in combattimento. O per visitare Isara. Sono tutti aspetti molto importanti per la vittoria in questo videogioco. Ma se volete un consiglio... ignorate tutti i numeri. I numeri servono solo per confondere chi paga le tasse. Le poche cose che contano veramente, soprattutto se siete dei giocatori esperti come il sottoscritto, sono questo, questo e questo. Musica! Sinceramente neanche ho notato l'esistenza della musica in questo videogioco, fino a che non ho iniziato a lavorare a questa recensione. E ho giocato con il volume al massimo, quindi non so se è una cosa positiva o negativa. Gli effetti sonori sono comunque molto buoni, dagli spari delle armi ai movimenti dei carri armati.
Il doppiaggio in inglese è più che decente, manca solo la versione italiana. Ma ormai ci troviamo in un mondo dove l'inglese è diventato globale, quindi imparatelo. Critiche finali! È sicuramente un gioco molto complesso, caratterizzato dalla presenza di glitch, dovuti soprattutto all'incompatibilità tra videogioco e i sistemi operativi più moderni. L'intelligenza artificiale qualche volta vi farà penare, soprattutto per la sua imprevedibile prevedibilità. Molte scelte che si daranno per scontate non verranno prese dall'AI, e vale anche al contrario. Qualche volta vi ritroverete a vincere una partita perché le truppe nemiche hanno scelto l'eutanasia davanti alla mitragliatrice montata del vostro carro. Altre volte invece perderete 30 minuti di pianificazione per una genialata dell'AI. O per un glitch del gioco. In conclusione, è un bel gioco? Sì. Dovreste giocarlo? Forse. È un videogioco adatto ad una nicchia di persone che non si fanno troppi problemi a mischiare tanti generi di gioco tra di loro. Tra cui abbiamo il third person shooter, lo strategico in tempo reale, il visual novel, l'episodio anime, il gestionale e tantissime altre cose che sicuramente mi sarò dimenticato di menzionare. Quindi, riepilogando, se dovessi dare come punto di riferimento una valutazione empirica finale a questo videogioco, essa molto probabilmente sarebbe 3 baffi su 2 baguette. Qui si conclude l'episodio, gente. Spero sia stato di vostro gradimento. Consideratelo comunque a fine parodico e non prendete troppo sul serio certe battute fatte in questi pochi minuti di video. Grazie per il supporto mostrato finora e che mi mostrerete in futuro. E spero che mi lasciate un like, un commento e magari vi iscriverete al mio canale. Ne approfitto per augurarvi una splendida giornata o quel che ne rimane e mi auguro di rivedervi nel prossimo video. Bella bella! Isara, KC and myself, well, everyone in the squad really came by to pitch in a hand. It was Isara's dream, you know? So, it wasn't hard finding help. I don't suppose it was. Isara, you'll always live inside us. The dreams you left that day, now they're all of ours. Rest in peace. So tell me, bro, how far are we going today? This baby could take us clear across the sea if we want. Back home. Back to a free country. Our friends are waiting. Take us to Rangreese.